not happy cause I want a little freedom. But I can't get just what I want. No, I can't beat them. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. God is so good at the cage, we turn a chapter, turn the page. I'll take my place upon a stage, all eyes on me. Buongiorno, diamo il benvenuto, è sempre l'ora del tè, a Rossana Bonomi. Ciao, ciao Marisa. Ciao Rossana, grazie per aver accettato l'invito, il nostro invito, ci fa un enorme piacere e siamo curiose, siamo tutti curiosi di conoscere, di conoscere un po' di più di te e Stefano, quindi grazie per avermi concesso questa intervista, per averci concesso questa intervista a noi di Pavia 1 TV. Grazie, un vero piacere. Sono molto emozionata, non sono abituata come Stefano davanti alle telecamere, insomma, mi mette tanta tanta emozione, però vabbè, sono due chiacchiere alla fine e mi fa molto piacere. Va bene, ma noi fa piacere ascoltarci. Allora, ne parliamo di Rossana Bonomi, che è donna, mamma e moglie. Cosa significa per te tutto questo? È un bel impegno, è un bel impegno perché lavoro tutto il giorno come molte donne, ma ho a che fare anche con una persona bella impegnativa che è Stefano, un po' strano di idee, insomma c'è sempre un grande da fare, però diciamo che non mi annoio con lui. Assolutamente, direi proprio di no, è abbastanza estroso, poi è bravissimo. Sì, molto bravo. Sì, non, sicuramente non noioso. Ecco qui, vediamo la foto del vostro matrimonio. Ma come vi siete conosciuti tu e Stefano? Io ero una sua cliente. Ma dai! Cliente innamoratissima di lui come a livello professionale e alla fine mi sono innamorata anche come persona perché non è difficile innamorarsi di una persona come Stefano, una persona molto sensibile, simpatica ed è molto generosa. Questo è... Dunque, mi sono innamorata da subito, però ovviamente all'inizio non lo guardavo con occhi da donna, cioè insomma. E allora niente, comunque è stata una vera emozione sin dall'inizio, ogni volta che mi metteva le mani in testa e poi tutti ci siamo innamorati ed è stato Bellissimo. un ricambiato. Meno Cosa male, una fortuna, no? Un amore ricambiato è quello che auguro a tutti nella vita. Non l'avrei mai detto, sicuramente. Ascolta, ti ha fatto, per farci sognare, ti ha fatto una proposta di matrimonio, Lui è un uomo comunque all'antica, anche se molto estroso esteticamente, ma è molto all'antica. Sì, si è proprio inginocchiato e mi ha fatto l'anello. E ci siamo sposati. Abbiamo fatto una bellissima festa tra amici, è stata una festa stupenda e ci siamo sposati in comune e ti dirò di più che molto presto ci vorremmo sposare anche in chiesa. Che bello! Verremo a vederlo allora, se ci inviti, verremo a filmarlo. Assolutamente. Assolutamente, sì. Ascolta, e poi la vostra carriera, la vostra scalata, sicuramente tu fai parte del suo successo, no? Perché si dice che dietro un grande uomo c'è una super grande donna, e secondo me è vero. Non so, vuoi raccontarci un aneddoto divertente oppure triste, qualcosa che ti ha emozionato particolarmente nella vostra scalata? Io sono sempre dietro le quinte di Stefano perché a me non mi piace apparire e l'emozione più grande comunque è stata sul Corriere della Sera, c'è stato il suo primo articolo dove parlava di lui ed è lì che è esploso tutto, anche con Detto Fatto. Siamo stati chiamati dalla Rai e abbiamo partecipato a un casting. All'inizio sembrava uno scherzo, e invece non è stato per niente uno scherzo. E ha iniziato la sua carriera Detto Fatto e ci siamo divertiti un sacco. All'inizio con Caterina Balivo, che è una persona stupenda, e ora con Bianca Wacero, che
è una persona molto, molto dolce. Bello, quindi un sogno che si realizza. E cosa consigli, visto che sei anche mamma, ai giovani, ai ragazzi che vogliono intraprendere questa professione, cioè quella degli hairstyle? Che bisogna prepararsi molto e bisogna essere degli artisti, non solo tecnicamente, ma avere anche tanta fantasia e amore verso il cliente, perché è importantissimo il dialogo con loro e capirli in ogni senso. Dunque, sì, dico che comunque è un bellissimo lavoro. Però bisogna sgomitare tanto. Noi abbiamo la fortuna che voi siete venuti a abitare, avete acquistato una bellissima villa sulle colline dell'Otto Papavese. E come mai avete fatto questa scelta? Di questa villa da sogno poi? Sì, ma guarda, un giorno ci siamo messi a fare una scampagnata da quelle zone, ci siamo innamorati. Abbiamo visto questa casa e ho detto la voglio e abbiamo fatto di tutto per averla ed è la nostra casa proprio dei sogni. L'abbiamo realizzata come la volevamo noi. Sì, infatti è bellissima, piscina, poi isolata su questo, in mezzo a questo vigneto. Siamo isolati dal Meraviglioso. mondo, veramente. È un magico, in mezzo alla natura. E dopo una settimana intensa in città ci vuole proprio scappare, scappare ed arrivare nell'Oltrepò che io amo profondamente. Che bello, Sì. dai, E anch'io lo spero amo. che si valorizzi molto di più perché secondo me l'Oltrepò ha un sacco di cose da far vedere a molte persone. Sì, manca il marketing nella nostra zona, dobbiamo essere un pochino più bravi nel marketing. Pensa che i miei clienti hanno già acquistato case nell'Oltrepò, abbiamo fatto un sacco di pubblicità Brava! perché con i nostri racconti e abbiamo raccontato di quello che c'è nell'Oltrepò. E molte persone si stanno, insomma, hanno già acquistato e alcuni stanno cercando. E questa è una bellissima cosa. Sì, è vero. Allora ti ringraziamo. Sacco. E poi c'è un vino pazzesco. Sì, Beh, guarda, no, è vero. sto cercando in tutti i modi di avvicinarlo insomma, avere un attimino però. Un bel bicchiere di vino la sera ci vuole. Ok, allora approfitteremo volentieri di bere qualcosa insieme, i buoni vini dell'Oltrepò, sicuramente. Ascolta, è Stefano che è sempre circondato, abbiamo parlato di Detto Fatto, Bianca Guaccero, Caterina Balivo, tutte le clienti che io sono stata in negozio, sono tutte bellissime. Sei gelosa di questo? Ti dà fastidio qualcosa? Insomma, No, non è facile, non avrei motivo. no? Vedi che sogno. No, no, assolutamente. Lui lo fa con amore e quando vede i capelli di una persona si innamora, ma ha dei capelli e non avrei motivo di essere gelosa. Assolutamente, non è no, perché? Assolutamente. Qui vediamo passare, sono le foto del nuovo negozio, no? Quando l'inaugurazione? Parete un nuovo salone che è il secondo a Milano. Verso il 10 dicembre c'è la nuova apertura di questo salone che è il nostro pupillo e la nostra grande soddisfazione in questo momento, insomma, così drammatico che stiamo vivendo. E non faremo l'inaugurazione purtroppo, appunto, causa Covid e questa situazione, però siamo felicissimi di partire con questa nuova esperienza. Beh, le foto sono bellissime. Verrò a vederlo, verrò a visitarlo. Abbiamo proprio noi, io e Stefano, e rappresenta un po' il nostro stile come questo negozio che abbiamo in via Milazzo. E sì, è molto elegante, molto chic, mi piace un sacco. Sì, allora il 10 dicembre praticamente sarete anche nel secondo salone. Sì.
via Raffaello Sanzio 26. Perfetto. E ascolta, abbiamo parlato di vino. C'è un piatto, una portata che sei brava a cucinare oppure che metti in tavola e mette il buon umore, no? Un piatto preferito? Allora, io sono una mangiona, mi piace un sacco mangiare. Preferisco che gli altri mi cucinano, però mi diletto comunque nelle grigliate. Amo tantissimo fare le grigliate e la lasagna. Buona. Quindi beh, la lasagna mette sempre di buon umore, Sì, direi. assolutamente. Anch'io sono golosissima. Amo E più poi io salato comunque, sicuramente, come anche Stefano Guai. È più molto. salato che il dolce, allora. Ok, Sì. poi io vedo che avete anche dei cagnolini, dei bellissimi cagnolini. Bambini e spero di averne ancora tantissimi. Bellissima, insomma, bisogna dare amore, no? Anche agli animali. Assolutamente, io sono guai chi abbandona gli animali e veramente, guai chi vi tocca i miei cagnolini o qualsiasi altro cagnolino o gatto. Si chiamano i tuoi cagnolini? Nino, Tobico e Zoe. Ah, carini, carinissimi, guarda. Oltretutto, Tobico l'ho preso in Oltrepò. È Ah. Ascolta, stato un regalo dell'Oltrepò. Sì. è un'altra cosa. Io ho visto che sei una donna multitasker, sei una donna praticamente sempre impegnata su mille fronti. Poi sei nata al sud, sei cresciuta a Milano, ami rilassarti, ami l'Oltrepò e sei soprattutto italiana. Cosa secondo te, deve rimanere nella donna italiana? Qual è una spinta, un consiglio che dai soprattutto alla donna? Visto che hai visto varie situazioni, hai vissuto varie situazioni, vedi tante donne nel lavoro che fai. Sì, allora è difficilissimo, questa domanda è veramente Lo difficile, so. ma secondo me bisogna sempre sognare e avere praticamente degli obiettivi importanti. Sempre, nella vita bisogna sempre avere degli obiettivi e sognare perché se veramente ci desideriamo tanto qualcosa, sicuramente prima o poi arriva. E io tutti i miei sogni li ho realizzati. Perché li ho Bene, veramente. ci vuole un po' di positività, no? Infatti mi fa piacere che hai accettato questa intervista perché trasmetti questa positività, hai realizzato un tuo sogno e noi abbiamo bisogno di persone così, insomma, no? Che ci fanno sognare, ti dicono che è tutto possibile e soprattutto in questo momento È la c'è bisogno verità. di positività. Sì. E Grazie. bisogna volerlo, veramente. Qualsiasi cosa. Io ho sempre desiderato un marito come Stefano, un lavoro che ho, un figlio bellissimo, i cagnolini l'ho È sempre vero, l'abbiamo visto eccolo. Vi somiglia tra l'altro, assomiglia a tutte e due. mia gioia, bellissimo lui. 18, quanti anni ha lui? appena compiuti. Wow, poverino, non ha potuto festeggiare allora, No, rimanderà? no, abbiamo fatto tra di noi, vabbè, nella nostra casa e ci siamo divertiti comunque. Ci sarà l'anno Un po' più prossimo, intima. lo rifaremo doppio, suo Lo compleanno. rifaremo dopo. Diciamo che è stato bello il suo 18esimo, è stato un pochino più intimo. Dai. Assolutamente, come giusto che sia. In questo periodo è giusto così. Ok. Guarda, sei stata gentilissima, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Grazie a te, ti aspetto, sei mio ospite quando vuoi. D'accordo, con piacere, perché guarda, sono una persona diversa. Stai benissimo. Grazie. Un abbraccio a te Stefano e grazie ancora per averci concesso questa intervista e soprattutto per l'emozione che ci hai regalato perché hai diviso con noi una parte della tua vita e ci hai dato del positivo. Grazie, grazie a te. A presto. Ciao, a presto. Ciao Rossana, grazie. Ciao.